e 24 reti. Calcio di punizione per il Cosenza, battuta diretta e Caio Gobbosecco è costretto a deviare in calcio d'angolo. Bella traiettoria sul primo palo, non va a toccare nessuno, c'è anche Tedeschi, poi in qualche modo ancora la conclusione diretta di Arrigoni che di esterno destro stava per sorprendere in modo incredibile Caio Gobbosecco. Sembrava inizialmente fortissimo vento. Vento che sembra essere favorevole al Foggia in questo primo tempo, qui rischia tantissimo Gobbosecco, il dribbling su Iermello, va via anche in bello stile, poi rinvia, dichiara, perde il duello aereo al sesto minuto per effetto del gran gol di Angelo. Qui Sarno calcia una deviazione di Iermello che era in posizione regolare, giudicato così. Bianchini di profondità, tocco però impreciso, Anderson può chiudere. Gobbosecco va al rinvio, è scattato ancora una volta Kurma, Agnelli 3 contro 3, si incrocia con Iemmello, Agnelli, Iemmello in area di rigore, Iemmello una finta, Iemmello, il miracolo di Gobbosecco, maglia sul viso per Pietro Iemmello che sta formazione laziale. Ora Carcione pesca bene in aria Guerri, il diagonale si supera Caio Secco. Pallone indirizzato all'angolino al 22esimo, altra occasione da... Prova a chiudere il triangolo con Guerri, poi lo stop a seguire di Calcavallo, il sinistro lo tiene a terra Caio Secco. Avete visto come la Paganese quando parte in velocità. Serve Deli dal limite dell'area, Deli destro a giro, volo plastico da parte di Caio Secco. Pallone indirizzato... gli azzurro stellati sono in possesso del pallone con Carcione per Guerri, posizione regolare, pallone che resta in area di rigore, l'uscita in presa alta da parte di Caio Secco che poi non vuol perdere neppure un secondo. Penna lascia sfilare il... apre ancora per Tartaglia, la traversone che arriva, arriva anche Caio Secco, buona uscita del portiere brasiliano su De Vena. Una franca Monopoli. Pallone che arriva in mezzo, arriva il contatto di Piccini, il batte ribatte Piccini e sono tre, e notte fondo ormai per la Lupa da cercare Grandolfo, uno contro uno, Grandolfo prova a puntare De Gol, Grandolfo dentro e la grande risposta di Caio Secco, davvero hanno lasciato fare l'uno contro uno. Bel fischio dell'arbitro, pallone teso in aria, il colpo di testa e la parata da parte di Caio sul colpo di testa tentato in torsione da Gambino, subito pericoloso il Monopoli. Eventuale recupero al termine di questo primo tempo, pallone che spiova in aria, il colpo di testa e la parata da parte di Caio, era andato a staccare proprio Croce. Caio ha letto bene la... cercare ancora Longo che converge. Zona tiro, lo prova Maimone col sinistro, la presa facile di Caio Secco, ma prima vera occasione per... provato nell'allenamento, Herrera, il traversone che arriva, libera lo colpo di testa di Giron e poi Caio Secco riesce a bloccarla, debole però la conclusione di Giron. Cercare ancora Sommaré, zona tiro, Sommaré, prova a puntare, Sommaré, zona tiro, lo prova col destro, centrale, facile per Caio Secco. Però ci prova molto di più il Melfi, si dispera anche Caio Secco che vuole più. Il pallone che arriva, messo fuori dalla Lupa Castelli, Petricciuolo col sinistro, facile per Caio Secco, ci ha provato comunque il Melfi. Proietti, Tortolano, prova un'idea, Tortolano poi in mezzo a tre, prova il destro, facile per Caio Secco.